Sichen non ce la fa a trattenere le lacrime. Abbraccia una sua compagna di scuola davanti alle candele e ai fiori che omaggiano il suo amico Peter Wong. Wong, 15 anni, era un aspirante cadetto e seguiva il programma di formazione dell'esercito americano nel liceo di Parkland in Florida. Indossava l'uniforme quando è stato ucciso nella sparatoria del 14 febbraio assieme ad altre 16 persone. Il sogno di questo giovane di origini cinesi era quello di entrare a far parte dell'Accademia Militare Statunitense, una vera e propria vocazione per Peter che nel giorno di San Valentino, durante la follia omicida di Nicholas Cruz, invece di pensare a salvare la propria pelle, si è sacrificato tenendo la porta aperta per consentire agli altri studenti di scappare. Lui non ha fatto in tempo a fuggire. A Coral Spring c'erano tantissimi ragazzi ai funerali per tutti. Peter è un eroe. Se non fosse stato per lui, il bilancio delle vittime sarebbe potuto essere più grave. Era forse una delle persone più gentili che abbia mai incontrato. Voleva sempre aiutare gli altri. Racconta Xi Chen, che sopraffatta dall'emozione non riesce più a parlare. Quest'uomo, Harry Hyde, è un ex militare. Peter è un eroe, dice. Ha rinunciato alla sua vita per quella degli altri e probabilmente la maggior parte di quegli studenti non lo aveva neanche mai conosciuto. L'esercito, oltre ad assegnargli una medaglia, ha concesso a Peter, con un atto del tutto eccezionale, una missione postuma all'Accademia Militare, realizzando così il sogno del ragazzo.